Prima di iniziare il video vi consiglio di andare a vedere la mia intervista fatta dal mio amico Giulio Scarantino sull'Antenna Online. Infatti ringrazio Giulio per questa piacevolissima chiacchierata alle 3 di notte. Buon video! Allora, tampone e test serologico negativo. Mi hanno telefonato oggi pomeriggio e mi hanno detto che domani alle 6 mi devo presentare alla reception per poi andare all'aeroporto verso le 7. Io avrò l'aereo partente per le 10:50, farò scalo a Changzhou e poi da Changzhou andrò a Shenyang. Questo è l'ultimo giorno della quarantena, è il 14º giorno. Per prima cosa vi ringrazio per aver seguito questa quarantena. I video continueranno, però non saranno più ogni giorno. Per prima cosa vorrei fare un riassunto della quarantena. In pratica io prima di partire per la Cina ho dovuto fare un rinnovo del visto lavorativo. Io l'ho potuto fare perché fortunatamente ero in possesso ancora di un permesso di soggiorno valido. Questo mi ha agevolato molto perché non ho dovuto richiedere documenti speciali dalla Cina. In seguito, dopo aver prenotato il biglietto, ho dovuto trovare un laboratorio per fare il test, il tampone PCR-RT, quindi quello molecolare che tutti ormai conosciamo. Il referto doveva essere stampato entro 72 ore dalla partenza. Quindi fortunatamente sono riuscito a fare questa impresa perché non è stata per niente facile. E dopo aver ottenuto la vidimazione del centro visti di Roma, sono andato a Bruxelles e come avete visto mi sono imbarcato e sono arrivato qua a Xi'an. Purtroppo da ieri c'è una brutta notizia per tutti coloro che hanno intenzione di tornare in Cina, ovvero la Cina ha inserito nuove restrizioni sul rientro. Detto questo, visto che comunque la possibilità di tornare in Cina continua ad esserci, anche se purtroppo tornare è diventato ancora molto più difficile, vorrei darvi alcuni consigli, ora che sono a fine quarantena, su cosa dover fare, come prepararsi e soprattutto cosa portarsi. Consiglio numero uno, ovviamente, è quello di scaricare WeChat, ma penso sia un consiglio quasi superfluo perché tutti coloro che hanno a che fare con la Cina conoscono benissimo WeChat. Comunque è sempre meglio ricordare che WeChat è la vita e anzi aggiungo scaricate anche Alipay. Il consiglio numero 2 lo do a tutti coloro che hanno qualche problema con l'alimentazione cinese. Io ripeto sempre che l'alimentazione cinese non è qualcosa di allucinante così distante dalla nostra. Tuttavia c'è gente che ha quasi una repulsione. Quindi, soprattutto se viaggiate con due bagagli da stiva, vi posso consigliare di portare qualcosa da mangiare dall'Italia. Consiglio numero 3 sono dei prodotti per la pulizia della stanza. Io per fortuna non ne ho avuto bisogno, o comunque ne ho avuto bisogno in minima parte, poiché ho trovato una stanza pulitissima in un hotel nuovissimo a 4 stelle, quindi da questo punto di vista sono stato fortunato, però ho sentito dire anche da altre persone di essere arrivati in hotel non messi benissimo e che quindi hanno dovuto pulire la stanza prima di ambientarsi. Il consiglio numero 4 è quello di scaricare un VPN prima di partire. VPN efficaci ormai ce ne sono tantissimi, sia gratis che a pagamento. Io sono andato un po' fuori corrente questa volta, anche perché la maggior parte dell'Hawaii, degli stranieri, usano VPN Express o Astril. Io mi sono rifugiato in un VPN chiamato Let's VPN. Comunque sia, è giusto sapere che se non volete perdere le vostre serie TV Netflix o i vostri YouTuber, tipo me, preferiti, è giusto partire con un VPN installato prima della partenza. Il quinto consiglio che posso dare è quello di partire con dei soldi cinesi già scambiati, o meglio ancora averli su WeChat o su Alipay, perché nel nostro caso, nel nostro hotel, gli altri stranieri non hanno avuto problemi con il pagamento anche via carta di credito, ma ho sentito altre storie con passeggeri stranieri che hanno avuto problemi a pagare con le carte di credito italiane e questo è stato un problema, ad esempio. Sesto e ultimo consiglio, come ho fatto io, cercate di mettervi in contatto o stringere, non dico amicizia, o comunque un filo conduttore con altri passeggeri del vostro volo, ovviamente rispettando tutte le linee guida del distanziamento sociale, della mascherina, eccetera, eccetera.
Questo vi può aiutare nel creare un gruppo WeChat che non deve essere composto necessariamente da tutti i passeggeri del vostro volo, ma almeno da 4-5 persone come ho fatto io. Un gruppo che possa essere d'aiuto sia psicologico, ma anche per confrontarsi, per capire meglio la situazione della quarantena, eccetera, eccetera. Questo è veramente importante. Detto questo, spero che questi consigli siano stati di vostro gradimento. Ovviamente, se avete altri dubbi, potete scrivere giù nei commenti, io risponderò il prima possibile. E niente, questa è l'ultima cena di questa quarantena a Xi'an. Domani vedremo questo ritorno a Shenyang, come sarà. Vi auguro buonanotte, spero vi sia piaciuta questa quarantena. Ciao!